Come ti senti? Tutto Bene. bene? Ti fa male il braccio? Non mi fa male. Ah, sì, che sei un No, poi c'ho un campione. po' di febbre. Perché prima è No, non c'ha appunto. febbre, amore. No, 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 c'ha avuto una stemperanza ieri sera. Non No, non c'ha febbre. Ciao signora, buongiorno. Allora? ha febbre. Mangiare. Oddio, allora. Oh, ma che si è messo? Mi sono fatta la doccia adesso, sono la faccia. Ma ti ridi? Oddio, mi Ma sono messa il calzino. ammazza! Oh, ma chi c'è? La scoliosi? C'è Non è uguale, un casino più basso è trascendente, mi dell'altro? sono C'è una sbagliata. spalla più bassa dell'altro? Mazza, questa sì che è l'ultima moda. Devi andare a Sanremo con. Anna, invece che dai capelli rossi, Anna ha le scarpe rosse. Queste scarpe erano di Christian. Amore, Ultimamente erano di tu dovevi Christian. andare invitata a Sanremo Solo che a con. me piacciono un sacco, alla fine non gli stanno più. Cioè, ma questo calzino però non è questo, vedi? È simile, ma Ma niente, come non mai ti. sta su. Ma scusi, la mattina se uno si mette un paio di ciabatte, ma che ci fai con quelle Sto scarpe? calda, mi piacciono. Infatti me li sono tenuti per me perché mi piacciono un sacco Sì, perché erano questi. di Christian quelli. Allora, Allora, come hai dormito? un po' meglio perché qua il signorino ha dormito dall'una, si è addormentato all'una e si è svegliato alle Alle 5, 5. quindi io Dopo due. quando dormo 4 ore Infatti sono c'hai di una bella faccia proprio forma, sì, rilassata. rilassata, La faccia che sì, c'avevi in questi meglio degli giorni, altri giorni. sicuramente. Però Boh, mi insomma, sono fatta la doccia adesso, che ne sono? Sono le 10? sono le 10 e 10 e mezza. mezza, perché la sera proprio non riesco a farmi la doccia Sai che, perché poi amore, io però ricomincio a sta moda fare. la devi lanciare, l'ultima moda, l'ultimo grido a Un casino più grande Milano. uno viene con la vestaglia e la camicia da notte Anna senza tetto. e queste scarpe. Anna senza Oh, zona. vabbè, dai, mamma mia, mi prendi in giro. Ma poi, Ambedio. no, aspetta, guarda, vabbè, vuoi ridere di me? Guarda, Vai. guarda che ti faccio vedere. Dai, dai, fammi Fai vedere. vedere a tutti. Fammi vedere tutti quei tuoi capelli. Che aspetta, viene la luce. Guarda, perché non so se si vede. Ma è impressionante, cioè, io ho detto a mia suocera, guarda, lei non c'ha manco un capello bianco, mia Vai. suocera. E c'ha 60 anni. E guarda Abbassa un io. po'. Hai visto? Sei tutta bianca, sei. Sono tutta bianca. È una vita, non mi faccio i capelli, ma non mi interessa, non mi interessa. Ho detto, allora, secondo me. Secondo te? Ma non è che uno dice, vabbè, dopo che hai i figli Ti abbandoni. ti abbandoni, non abbandonarsi. A me hanno insegnato che se si è puliti, Sì, no. se i vestiti che hai addosso, anche se sono Esatto. poveri, anche se sono quello che è, se sono E puliti, se sei c'hai quelle pulita, scarpe, sei tutto a se posto. sei pulita, sei tutto a posto. Il resto, e poi non è che uno, vabbè, chiaramente, vieni, amore mio, vieni, non ci affanno. Non è che uno deve andare in giro come un matto, per carità, ci vuole anche un po' di rispetto per gli altri, No, infatti, se tu vai al supermercato con quelle però scarpe e vestita così, io penso che ti cacciano fuori. Ti dicono, oh, rispetto per l'altri, vuoi eh. vedere che rimorchio? Buona. No, senti, mamma cosa ha detto? Senti, Senti la mamma che cosa ha ti detto? ricordi io prima? Guarda, io veramente pensavo in questi giorni che mia mamma mi diceva, vai a fare la spesa, io so che avevo 16 anni, già stavamo insieme noi due. E io, ma mica scendevo di casa se non ero perfettamente truccata, pettinata, cioè incredibile, in quel senso quando si diventa. Allora, non voglio generalizzare perché poi magari qualcuno dice, guarda che io sono diventata mamma, invece pure io esco col tacco a spillo 10 centimetri, Certo. ognuno fa com'è, però secondo me nel mio caso io ho acquisito tanta sicurezza dopo essere diventata mamma, sì, e quindi non me ne frega, anche se esco così, esco in giro e dico io sono quel che sono, Amore, voi che io ne allora, pensate? oggi andiamo al supermercato così. Io voglio Sono vedere, così. oggi se andiamo al supermercato così, quante persone guarderanno le tue Allora, tira su scarpe. che lo devo allattare un attimo il Sacchetta. telefono. E insomma, vai a vedere che cosa? Mi fai da scorta a Dico, vedere? oggi Vai, vai. ti porto al supermercato con quelle scarpe vestita così. E mo vediamo un po'. Vediamo, no, non esco così, amore. Non esageriamo, però vabbè, volevo dire che sono più sicura di me stessa. Poi,
Secondo me l'importante è essere puliti, pettinati, E avere quelle scarpe. insomma, una certa, però non c'è bisogno di, cioè, tutta questa cosa di essere educati perfettamente per fare le cose, no. Ciò che credi di essere ce lo rappresenti, questo è più che sicuro. Infatti, quando a me dicono tante volte, ah, ma le ragazze cubane sono tutte bellissime. E vabbè, invece del belle qua e là. Lo sai perfettamente che non è così, anzi. Ci sono tante ragazze che magari ne abbiamo parlato altre volte e dici, beh, non è bellissima, però c'ha questa cosa, cioè, che se la credono, capito? Ma non se la credono, non sto parlando della puzza sotto il naso, sto parlando di essere tranquilli, di Convinte sapere quel che si è e di camminare sicuri per strada. Tu con vedi quelle magari le scarpe, ragazze rotondine che c'hanno, ma con quelle che scarpe, camminano tutte tipo, ah, sono carina, l'ho fatta, e quanti uomini gli dicono un sacco di ma cose? camminare per strada con queste scarpe Anche con queste o nel scarpe, supermercato. anche con queste scarpe. Insomma, com'è questo principino? È tranquillo, dai, poverino, lui è, dico poverino perché alla fine lui è tranquillo, solo che la sera ancora non è che dorme. Io quando sento quelle che dicono, mi dorme tutta la notte, mi mette le mani nei capelli. Mi viene da E lì piangere. se Allora, va. ieri parlavo col vicino di casa, parlavamo, che qua praticamente in zona hanno partorito tutti nello stesso periodo. E gli dicevo, allora come va? Ci siamo incontrati per strada, sta dormendo, perché noi mamme la prima cosa che chiediamo è dorme? E dice sì, dorme, si addormenta all'una e poi si sveglia il giorno dopo alle 9. Ho detto, Madonna mia, che bello! Qua. Vabbè, abbiamo parlato di tante cose, alla fine fa l'unica cosa che si addormenta col seno in bocca, altrimenti non si sveglia. Ho detto, vabbè, grazie. Perché lui è così, cioè se io gli lascio il seno costantemente, certo che ci sta nel lettino. Il fatto è che sembra che il lettino c'ha le spine. Appena lo metti, infatti ti dicevo, il materasso che abbiamo preso è quello antisoffocamento, quindi è fatto così, no? Come una serpentina, diciamo. E che ne so, sarà un po' scomoda, a volte io ci metto la mano sopra. E non è questa irregolarità così mi Con la T frega un po'. maiuscola. No, boh, non lo so. Comunque no, ma secondo gli piace me stare, ancora c'ha questo sì, certo. contatto che vuole avere con me e si sa, una volta si credevano che si credeva che i bambini che passavano molto tempo sul lettone con i genitori e poi venivano viziati. In realtà quando sono piccoli così non è così, cioè per loro ci deve essere comunque un allontanamento graduale. Succede anche con gli animali, quindi voglio dire, non è che a un certo punto gli animali stanno sempre con i genitori e appena li stacchi, cioè nel giro di 2 giorni, poi Certo. insomma si abituano, no? A fare la loro vita. Io quindi il fatto che abbia dormito stanotte 5-4 ore di fila, io mi sento proprio alla grande. Rinada. Mi sento rinata. E insomma, tornando a questi capelli. Non, al momento che non me li faccio, che lei dice, amore, mi lascio tutti i capelli bianchi, Ma io ti così. Mi voglio dà tutta. fastidio la ricrescita, che si vedono poi i capelli bianchi. No, perché io credo. Non mi va di stare lì ad Immagino essere schiava dei capelli, sinceramente. che la ricrescita, quella là, quel bianco, col capello bianco esce fuori comunque. E quello è duro da. Però insomma, E quindi ce lo teniamo, che dobbiamo fare? Va bene così, no? magari una tinta nera. A me piacciono tanto i capelli bianchi, attenzione, io se divento tutta bianca sicuramente sarà. Papà? Di? Papà? 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 Il papino tuo? Il papino tuo? Maggio mio! Piano vai zitti. Mamma, Papà, papà, ciao. E mamma, ciao ciao. mamma, 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 mamma,
Ehi, che c'è? Che è successo? Vuoi venire con me? Eh? Di mamma? Mi chiami un po'? Mamma? Mamma, bravo! Mamma, sei bravissimo! Ciao carissimi, come state? Insomma, avete visto la mattina come mi sveglio con queste occhiaie che mi arrivano per terra? Però vabbè, se questo è il prezzo da pagare per essere diventata mamma per la seconda volta, ma volentieri perché è veramente molto molto bello. Adesso sono in macchina, siamo in macchina. Noah che si è addormentato, Noah in macchina dorme, che è una meraviglia. Christian, eccolo qua. Ciao. Ciao, ho visto le case vecchie di nonni a Casa Albernocchi. Eh sì, allora siamo a Casa Albernocchi perché dovevo ritirare delle cose da mandare a Cuba e praticamente da una ragazza, insomma, aveva delle cosine, così l'ho trovata su Marketplace e praticamente mi ha dato delle cose che mando a Cuba, insomma, ai bambini, insomma, che conosce mia suocera. Una volta che lei andrà via, insomma, avrà un po' di cosine da dare. Eccolo papà che si è fermato a prendere le Ciao, che banane. fai E per Cristian favore? praticamente ci ha fatto fare un giro, siccome era Che qua vuoi sapere, papi? vicino ad Sì, è Acilia. interessante. Le banane ho comprato, dovevo mangiare le banane? No. No, Ci eh? ha fatto andare a vedere le case dei nonni, le case vecchie dei nonni, perché sono giorni che sta disegnando le vecchie case dei nonni. Questa è la prima casa, questa è la seconda casa. Insomma, chi ha figli con autismo mi capirà sicuramente. Loro sono molto precise sulle cose. Quando c'è qualcosa che a loro piace, insomma, continuano a Esatto. A te ripeterle e piace la insomma, banana? Quella. vogliono. Insomma, lui è innamorato di queste case vecchie dei nonni. Adesso non, cioè, hanno fatto un ulteriore trasferimento. E lui però è rimasto nel cuore queste case, quindi gli piace, insomma, così come magari voi vi fate una passeggiata in giro per vedere, boh, non so, i monumenti, qualcosa, a lui gli Il piace, disegnano tutti i quindi giorni. gli piace andare in giro a vedere le vecchie case dei nonni. Ti sono piaciute? Sì! Sì! Ha fatto le foto, allora giorni fa ha fatto le foto di giorno. Oggi la fate di sera, adesso Vabbè. arriva a casa e si mette lì a guardarla, a vedere i particolari. Pensate che ieri, tu non lo sai papà, ma lo sai che cosa ha fatto? Tu mangi la banana? Lo sai che ha fatto? Ha cercato su YouTube Casa Albernocchi e ha visto tutte le cose, addirittura le cose che escono in TV, insomma, della cronaca, no? Gente che avevano ucciso da queste parti. Oddio. Cose allucinanti, gli ho detto: Cristian, ma che ti stai vedendo? Cioè, basta che. Lo faceva solo per vedere la zona, capito? Per vedere in video. No, Hai capito che vabbè. ridire, eh? Si diverte così, infatti, bisogna stare attenti a quello che cerca. Adesso sì, è diventato grande. E insomma, noi siamo passati qua per mandarmi un bacio grande, grande, grande. Sono giorni che eravamo un po' assenti. Sì, il piccoletto. Assenti, in presenza ma non con il cuore, il piccoletto un po' così. Ci ha Io mi fatto devo un già. po' riprendere, Sì, ma lo figo. mi devo Però ci ha fatto un dormire po' per poco. riprendere e quindi niente. E ci vediamo nel prossimo video, ok? Un abbraccione grande. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, buona serata. Buona Ciao. serata.